Per prima cosa voleva alzarsi tranquillo, indisturbato, vestirsi e soprattutto far colazione e solo dopo pensare al resto, giacché se ne rendeva ben conto. Standosene a letto, ad almanaccare, non avrebbe mai risolto nulla di sensato. Si ricordava che già parecchie volte a letto gli era avvenuto di sentire qualche dolorino, provocato probabilmente da una posizione sbagliata, ed aspettava ansioso di veder dileguarsi una ad una quelle chimere. Che poi il cambiamento di voce non fosse altro che il prodromo di un potente raffreddore, malattia tipica della sua professione, gli pareva indiscutibile. Non ebbe alcuna difficoltà a rimuovere la coperta. Gli bastò gonfiarsi un poco ed essa cadde a terra da sé. Ma lì cominciavano i guai, segnatamente a causa dell'inusitata larghezza del suo corpo. Per alzarsi avrebbe dovuto far forza sulle braccia e sulle mani, mentre non possedeva più che quella fila di gambette annaspanti senza tregua nei modi più svariati e incontrollabili. Se cercava di piegarne una, era proprio quella la prima di irrigidirsi, e quando finalmente riusciva a farle compiere il movimento voluto, tutte le altre si dimenavano come scatenate in un'agitazione intensissima e dolorosa. Uno non dovrebbe mai fermarsi a letto senza motivo, rifletté Gregor. Cercò di uscire dal letto dapprima con la metà inferiore del corpo, ma questa parte che egli non era ancora riuscito a scorgere né a figurarsene l'aspetto si dimostrò difficile a smuoversi. Gli ci volle un tempo infinito. Allora, quasi fuori di sé, raccolta ogni energia, si buttò in avanti alla cieca, ma sbagliò direzione, picchiò con violenza contro il fondo del letto. Sentì un male atroce e capì che quella zona del suo corpo era forse per il momento proprio la più sensibile. Tentò allora di iniziare la manovra dalla parte superiore e girò cautamente il capo verso la sponda del letto. Questo movimento gli fu agevole e con l'intera massa del corpo, nonostante la lunghezza e il peso, riuscì infine a compiere la stessa manovra. Ma quando si trovò con la testa sospesa fuori del letto, provò paura. Continuando così, avrebbe finito col cascare di sotto e a meno di un miracolo si sarebbe ferito alla testa. E guai se perdeva i sensi proprio adesso. Meglio rimanere a letto piuttosto. Ma quando, dopo altrettanta fatica, giacque di nuovo sospirando nella posizione precedente, allo spettacolo delle sue gambette che si azzuffavano più ostinate che mai, disperò di poter ridurre a ragione quell'intemperanza. Era pazzesco, si disse, restare più a lungo coricato. Tanto valeva giocare il tutto per tutto. Se ciò gli dava una pur minima speranza di staccarsi dal letto, nel tempo stesso non trascurava di ripetersi che una calma, calmissima riflessione era più utile di ogni decisione precipitosa. In quegli attimi figgeva con la maggiore intensità possibile lo sguardo verso la finestra, ma purtroppo la vista del mattino nebbioso non si riusciva nemmeno a scorgere il lato opposto della viuzza. Era tutt'altro che adatta ad infondergli fiducia e buon umore. «Già alle 7», si disse, udendo nuovamente lo scocco della sveglia. «Già alle 7 e ancora questa nebbia». E per qualche minuto rimase lì fermo a respirare lievemente, quasi si aspettasse da quell'assoluta calma il rientro delle cose nella loro normalità. Ma allora, prima che siano passate le 7:15,
disse tra sé. Devo assolutamente essere in piedi. Del resto, nel frattempo, saranno già venuti a chiedere mie notizie dall'ufficio. Aprono prima delle 7. E si dispose a far uscire dal letto con una sola spinta l'intero corpo, lasciandosi cader giù a quel modo, purché badasse a tenere il capo ben sollevato. Poteva sperare di non farsi male. La schiena sembrava dura. Battendo sul tappeto non avrebbe sofferto. Più che altro lo preoccupava il pensiero di non poter evitare di far parecchio rumore, il che avrebbe certo provocato, se non spavento, perlomeno apprensione dietro tutte le porte. Ma era un rischio da correre. Si era già buttato per metà fuori dal letto. Il nuovo metodo adottato era più un gioco che una fatica, non aveva che da procedere scrolloni. Quando gli venne in mente come ogni cosa si sarebbe facilmente risolta se qualcuno l'avesse soccorso. Due persone robuste se la sarebbero cavata benissimo. Bastava che gli passassero le braccia sotto il dorso arcuato, lo sfilassero dal letto, deponessero a terra il carico e avessero poi quel tantino di pazienza da aspettare che lui si ribaltasse sul pavimento dove, c'era da sperarlo, le sue gambette avrebbero finalmente avuto una funzione. Però, a prescindere dal fatto che le porte erano chiuse a chiave, era proprio il caso di chiamare aiuto? Nonostante la situazione angosciosa, quel pensiero lo costrinse a sorridere. Già era arrivato al punto di far fatica a serbare l'equilibrio, aumentando la violenza degli scossoni, e tra poco sarebbe stato necessario decidersi una volta per tutte. Dato che alle 7:15 non mancavano più che 5 minuti, quando il campanello d'ingresso squillò. «È qualcuno dell'ufficio», pensò Gregor, e si immobilizzò quasi, mentre il brulichio delle zampette si faceva più vorticoso che mai. Per un attimo tutto fu silenzio. «Non aprono», si disse Gregor, abbandonandosi a chissà quale folle speranza. Ma poi, come sempre, la domestica andò col passo deciso alla porta ed aprì. Bastò a Gregor sentire la prima parola di saluto del visitatore per capire chi era. Il procuratore in persona! Perché mai egli era condannato a lavorare in una ditta dove la minima mancanza risvegliava subito i peggiori sospetti? Gli impiegati erano dunque tutti, dal primo all'ultimo, delle canaglie. Non c'era tra loro neppure un uomo devoto e fedele che, se gli capitava una mattina di perdere qualche ora di lavoro, ammattiva dal rimorso ed era letteralmente incapace di alzarsi dal letto. Non sarebbe bastato mandare un apprendista ad informarsi, ammesso che di informazioni ci fosse bisogno. Proprio il procuratore doveva venire, mostrando a tutta l'inconsapevole famiglia che su quel caso poco chiaro doveva indagare per forza la sagacia di un procuratore. E più per l'agitazione causatagli da questi pensieri, che non obbedendo a una decisione consapevole, Gregor si gettò a tutta forza fuori del letto. Ci fu un colpo sensibile, ma non un vero e proprio fracasso. Il tappeto attutì alquanto il tonfo e la schiena si rivelò più elastica di quanto pensasse. Perciò la violenza del rumore non fu molto grande. Aveva però dimenticato di badare alla posizione del capo e l'aveva picchiato al suolo. Dalla rabbia e dal male lo girò e lo rigirò, sfregandolo sul tappeto. «È caduto qualcosa lì dentro?»
disse il procuratore dalla stanza di sinistra. Gregor cercò di figurarsi se anche al procuratore non sarebbe potuto capitare alcunché di simile a ciò che oggi era capitato a lui. Era un'eventualità che si doveva pur ammettere, ma quasi a significare un'aspra replica a tale congettura, proprio in quell'attimo il procuratore mosse alcuni passi ben fermi nella stanza contigua, facendo scricchiolare gli stivaletti di vernice. Dalla stanza di destra la sorella bisbigliò per avvertirlo. «Gregor, c'è il procuratore!» «Lo so!» disse Gregor quasi tra sé, non azzardandosi ad alzare la voce, tanto da farsi udire da lei.